Fa piacere che dopo tutta questa sofferenza si sia sempre riuscito a portare il risultato a casa. E fa piacere che sia l'uomo dei risultati impossibili, però ecco, sono state diverse tutte e tre, però ognuna è stata bella a modo suo perché nessuno alla fine ci ha mai creduto. Noi ci siamo sempre stati noi e niente, è stata una soddisfazione grande, soprattutto l'ultima che è quella più recente. Al 95esimo è stata un'esplosione di gioia e di emozioni che mi porterò sempre dietro. Sicuramente un calciatore quando prende altre strade, comunque fa la sua carriera, si mette in gioco in altre piazze, ha la possibilità di maturare. Io ecco, sono arrivato più maturo sotto tanti punti di vista e io non ho fatto altro che mettere la mia esperienza al servizio della squadra e poi naturalmente sapevo cosa ci voleva in quel momento e ho cercato di trasmettere a tutti i ragazzi, con i più grandi, con Michele, Andrea, Alessandro e chi c'era, per dare una mano a tutti quanti. Io sono molto orgoglioso di mia moglie, perché quando l'ha scritto, lei l'ha scritto, tutto quello che ha scritto è stato frutto di quel momento, di quello che stava vivendo, di quello che ha vissuto negli anni precedenti, quindi è stato un insieme di emozioni degli ultimi mesi che ci guardavamo. E ci facevamo forza l'un l'altro e lei niente, ha solo esternato quello che pensava, quello che ha sempre provato per Cosenza e lei è questo, quindi ha fatto solo che dire la verità e mi ha commosso anche a me, infatti poi non me l'aspettavo avesse tutta questa risonanza, però mi ha fatto veramente veramente piacere. Ci siamo visti ieri con il compagno, con Gennaro, che siamo stati insieme quando siamo stati qui a Cosenza, magari negli anni ecco. Qualcuno prende la strada diversa, ci sentiamo, ci manteniamo in contatto, però rivederci qui è come se non fosse passato il tempo, ci riafferrano subito i ricordi di quello che abbiamo vissuto, della cavalcata, della salvezza, quindi ecco, queste cose ti legano comunque per tutta la vita, anche a prescindere dai rapporti, se ti senti spesso, comunque queste sono cose indelebili che ti rimarranno dentro e Gennaro l'ho visto bene, ci siamo subito ritrovati, abbiamo scherzato, come se non fosse passato il tempo. Il mister ci sta facendo pedalare tanto, quindi se si avvicina il campionato è sinonimo che i carichi si alleggeriscono, no scherzo. Noi adesso stiamo pedalando, stiamo lavorando sodo, i ragazzi sono tutti a disposizione, stiamo cercando di mettere ecco, dentro le prime nozioni che ci dà il mister, quindi procede tutto bene e si continua su questa strada.